Io mi chiamo Giuseppe Nigro e devo ringraziare gli amici di Pagina 18 che mi hanno coinvolto in questa chiacchierata di questa sera per due ordini di motivi. Perché mi hanno costretto a leggere questo volume piuttosto ponderoso. E quindi mi hanno costretto per tutto questo fine settimana a non pensare a prendere le distanze da quello che ho fatto settimana scorsa. Ho fatto gli esami di Stato in qualità di presidente al carcere di Busto Arsizio Però ti hanno lasciato e uscire, mi hanno lasciato uscire, non mi hanno è già un trattenuto. bel vantaggio. E per un po' di giorni non ho pensato alle questioni amministrative del comune di Saronno. Per cui mi sono liberato delle questioni di vigili urbani, personale, problemi della sicurezza e sono riuscito a, come dire, a fare un viaggio dentro le vicende che ci stanno dentro questo volume, che è un volume particolare che io ho apprezzato e dicevo prima all'autore. Ad Alessandro Mari, che sono dispiaciuto di non poterlo aver, di non aver letto questo volume con come dire, la distensione che meriterebbe, perché è un romanzo storico un po' particolare che va assaporato interamente. Non c'è una storia, ci sono tante storie, ci sono tanti fili dentro questo volume. Ci sono radici che hanno legami con questo territorio, con Sacconago che sta qui vicino, vicino a Busto Arsizio, e da Sacconago si dipana la storia sul capoluogo regionale e oltre il capoluogo regionale e direi oltre l'Italia perché. Se l'ambientazione è nazionale, il tempo in cui si sviluppano queste storie è un tempo lontano. Ed è il tempo dell'Ottocento, il tempo della storia, della costruzione di questa dimensione, di questa identità nazionale che spesso è lasca, spesso è forte. Ma che è un'identità in questo diciamo, periodo di cui parla il romanzo che va costruendosi, va formandosi. Allora, se questi sono i punti di riferimento, io vorrei incominciare a questa chiacchierata con l'autore pungolandolo sul personaggio, che è un personaggio popolare che si chiama Colombino, che è evidente, il cognome stesso lo dice. Io quando spiegavo la storia della ruota degli esposti ai miei studenti dicevo i Colombo di Busto Arsizio sono quelli che fanno il paio con i Didio di Palermo e gli Esposito di Napoli. Quindi stiamo parlando di un personaggio popolare che è un trovatello e che dà, come dire, sviluppo alla storia. Di questo personaggio mi colpisce questa, come dire, tratto psicologico della forza di volontà, che è una forza di volontà. Direi tutto sommato che sta nel DNA delle popolazioni locali. Allora, vorrei chiedere all'autore se, partendo proprio da questo personaggio, che poi intorno a cui si muovono i fili di questa storia, se questa identità locale ho colto insomma, questi tratti di un DNA locale che poi si sviluppa e corre lontano, corre verso Roma, corre alla ricerca di un'identità perduta. Ecco, mi fermo qui, alla ricerca di una identità perduta.
e quando viene ritrovata. Buonasera, innanzitutto. Per cominciare a rispondere, forse bisognerebbe mettere una coordinata aggiuntiva, che è la storia, insomma, una delle storie di questo romanzo è appunto quella di Colombino. Sono quattro in verità le vicende. Questa dovete immaginarla molto semplicemente come una storia di favola, perché lui è un personaggio che ha un che di magico, dove la sua magia spesso è un'idiozia vera e propria, cioè lui è un idiota dostoianesco, cioè come nel Dostoevsky, ok? Siamo in quell'ambito lì, di una persona che guarda il mondo di traverso e ne vede qualche cosa che gli altri non riescono a cogliere, in bene o nel male. Ma la favola perché, come si dice, in ogni favola c'è una principessa da liberare da un castello, nella fattispecie la principessa è una contadina e il castello è una cascina lombarda nell'Ottocento. E questa avventura è naturalmente un'odissea, no? Cioè, l'eroe deve affrontare numerose prove per potersi dimostrare adatto all'amore di lei, e come in ogni favola naturalmente l'eroe ha il suo compagno di viaggio, che nella fattispecie non è un essere umano ma è un mulo che si chiama Astolfo, che, se qualcuno desse l'Ariosto, è la persona che recuperò il senno di Orlando, tanto perché Colombina appunto non ne ha troppo di senno. Allora, questa è l'idea. E Colombino si muove per 10 anni in un periodo storico determinato della storia italiana, che è un periodo storico, a mio avviso, ma non solo a mio naturalmente, fondamentale. È il decennio che va dal 1839 al 1849, cioè alla caduta della Repubblica Romana, che è, a mio avviso, poi se ne discuterà, il momento più grande del Risorgimento italiano, cioè quello dove nasce l'identità che ancora oggi tentiamo di costruire fino in fondo. E la sua partecipazione a questo movimento collettivo che sta sopra di lui nasce da un sogno invece individuale, come tutte le persone che attraversano, come accade per tutte le persone che attraversano la storia. Il suo sogno individuale è conquistare questa vittorina, che i genitori di lei naturalmente non vogliono concedergli, essendo lui un nullatenente, e lui per ottenerla si ostina. E dunque sì, la caparbietà è il tratto fondativo e fondante, insieme, di Colombino e della parte di paese che lui rappresenta. Ed è molto semplice capire perché, il mondo che abita Colombino è un mondo contadino, nel senso che lo erano le nostre terre propriamente poi nell'Ottocento, quando ancora, diciamo, il tessile, che era l'altro grande momento del mercato economico, non era ancora così sviluppato, no? Servirà arrivare agli inizi del Novecento perché la rivoluzione meccanica lo mette in moto. E dico una cosa in più: Colombino non è solo, diciamo, ostinato perché il DNA dei contadini è quello di lavorare la terra e dura, no? Tanto più che a Sacconago, insomma, che è un quartiere oggi di Busto, ma nell'Ottocento era un borgo a sé stante, la terra è d'argilla, quindi non importa quanto piova, bisogna lavorarla dura. E bisogna dargli una cosa particolare che Colombino appunto fa, è del suo mestiere, cioè bisogna dargli la cosiddetta merda, che non è una parolaccia già che la usò Dante, no? Menar merda, non menar merda è mio, ma insomma la corata pare allo tristo sacco, che merda fa di quel che si trangugia, no? Diceva Dante di Maometto, vedendolo sventrato. La merda è letame, e Colombino fa appunto un mestiere che non esiste più, di cui si è perso il vocabolo oggi, ovviamente, che io ho recuperato, che è il cosiddetto mena merda, cioè colui che portava il letame ai contadini, che recuperava il letame anche dalle bestie per le strade e lo portava ai contadini vendendolo per braccia di legna, insomma quello che riusciva ad avere. Non è naturalmente una provocazione, perché sarebbe una provocazione da poco, quantomeno quella dell'autore, che vuole che appunto un idiota faccia il mena merda all'inizio di un romanzo che poi parlerà di Garibaldi anche, ma è il modo per dire qual è la coordinata di tutto un paese in quel momento storico, che sono due semplicemente, e come lo dicevo, in un paese contadino che ha le sue radici nell'argilla, cioè la merda e Dio. La merda perché è quella che fa nascere i frutti della terra e altrimenti non si mangia, e Dio perché è colui che allevia le fatiche. Tanto più che appunto Colombino è cresciuto da un prete, naturalmente, che si chiama Don Sante, che è colui il quale lo alleva e colui il quale appunto lascerà a Colombino
un testamento, diciamo, spirituale, che gli permetterà, insomma, di andarsi a cercare quello che vuole. Perché, e qua mi allargo un pochino, se no rimane confinata nel locale, ma perché appunto il romanzo invece nazionale vuole essere qualcosa di più. Quello è il mio cane che fa un po' di casino, perché si chiama Guerrello, come il cane di Garibaldi, ed è naturalmente un po' combattivo. E, dicevo, Colombino fa, per avere Vittorina, ed è idiota, ricordate, sceglie una cosa molto particolare. Siccome i genitori di lei appunto non vogliono dargliela e Don Sante verrà a mancare, decide di andare a chiedere, in un mondo in cui l'autorità principale per i contadini è Dio, il permesso a, diciamo, il suo rappresentante in terra più alto, in grado, cioè al Papa, sicché parte per Roma per chiedere la mano di Vittorino. Naturalmente è un viaggio, come dicevo, un'odissea, perché dura 10 anni il suo andare e tornare da Roma. In 10 anni lui attraverserà un'Italia che appunto non è ancora una nazione, cioè fatta di 7 nazioni diverse, più granducati, ducati e marche. E questo lo mette a contatto con molte realtà che lui non conosceva, allarga un po' il suo sguardo da contadino idiota, ma di più, gli fa incontrare un'altra esigenza, diciamo così, che nasce in quel momento storico, che è, insomma, una voglia di cambiare il presente, che non è solo quella appunto che lui incarna, diciamo, volendo Vittorina, ma quella di un signore che si chiamava Don José Garibaldi, perché era stato per in quel momento era ancora in Brasile, quindi bisogna chiamarlo in portoghese, che tornerà in Italia per farla, questa maledetta Italia. E Colombino e Garibaldi si incontrano, e qua potrei dirvi, diciamo, la seconda grande storia che fa parte di questo romanzo, ovvero la storia di Garibaldi e soprattutto della sua prima moglie. Prego. Prima di allargare l'orizzonte, mi piace ritornare un attimo su questa parte. Allora, intanto vi sarete resi conto che i registri con cui è possibile leggere questo romanzo, da quello che vi sta raccontando l'autore, sono molteplici. Il piano popolare, ma anche il piano della citazione d'autore, cioè non a caso si passa da Colombino ad Astolfo, insomma, ecco. Quindi direi che questi, diciamo, queste stratificazioni che stanno nel testo denotano come ci sia una ricerca piuttosto importante in questo romanzo da parte dell'autore. Sulla vicenda del Mena Merda, credo che le carte d'archivio dell'Ottocento dicono davvero tantissimo. Nelle ricerche che ogni tanto vado conducendo ho spesso trovato questa figura, cioè è sufficiente prendere in esame i regolamenti di igiene di tutti i borghi dell'Alto Milanese. Io conosco bene il regolamento di igiene del 1874 di questa realtà, che non era, cioè di Saronno, non molto diversa dalle altre realtà, e questi servizi, chiamiamoli così, venivano condotti da queste figure che montavano delle botti sui carri, che spesso erano malamente sigillate, e che quindi quando uscivano dal borgo per recarsi in campagna a distribuire questo prodotto prezioso per la campagna, spesso cospargevano le vie del borgo inquinandole, e quindi era una figura riconosciuta e riconoscibile per questo, proprio per questo motivo. Per il seguito di Moscone. E perché appunto per gli effluvi e l'olezzo che portavano dietro di sé. E poi l'altra questione, insomma, una campagna povera, una campagna che pretendeva tante braccia e dava pochi frutti. Questo poi è la ragione per cui inizierà lo sviluppo industriale a nord di Milano
e non a sud. L'introduzione, ecco, il romanzo, come dire, sposta proprio, è come se una telecamera stesse osservando, cioè è anche molto cinematografico per alcuni versi questo romanzo, perché presenta gli scenari, presenta gli ambienti, presenta il personaggio e poi sposta l'obiettivo in un altro contesto, e l'altro contesto diventa quello dell'aristocrazia milanese e diventa quello molto lontano della vicenda di questo personaggio che stava appunto introducendo l'autore. Ecco, vorrei che tu ci dicessi qualcosa, insomma, proprio di questa tecnica narrativa, cioè del, come dire, di che è un po' una sorta di scarto della telecamera che va in giro, no? Un po' di qua e un po' di là, oscillando e cercando di tenere insieme questi fili. Ma per raccontarlo è semplice, nel senso che voi dovete immaginarvi appunto che qualcuno come me abbia l'idea di raccontare invece di una quattro storie, cioè quattro romanzi sostanzialmente, e che poi si immagini che queste storie in qualche punto si sfiorano o si incrociano naturalmente, no? Vi ho già anticipato che, insomma, Garibaldi e Colombino si incontreranno, anzi Colombino diventerà traduttore di Garibaldi, no? Perché Garibaldi non conosce il lombardo, per intenderci. Anzi, è nato, quando nacque a Nizza si parlava ancora francese e poi ha passato 12 anni al di là dell'oceano, quindi non è propriamente edotto nel lombardo. E la tecnica è, insomma, oggigiorno la chiamiamo appunto cinematografica, perché appunto è davvero come aprire e chiudere le varie linee narrative, no? Anche succede nelle serie televisive, succede, ma però devo dire che, insomma, la primogenitura delle tecniche narrative è sempre della letteratura, per questo si scrivono ancora libri, abbiamo ancora qualcosa da dire, e questa macchina, c'è anche un modo per dirla molto alto, per continuare la variazione di registro, quindi dal popolare televisivo anche ad Ariosto, perché esiste un procedimento narrativo appunto chiamato da un grande studioso la macchina del Furioso, che è proprio questo, cioè se voi leggete l'Orlando Furioso vi spaventate dal modo in cui Ariosto riesce a tenere insieme più vicende, più destini e più personaggi, avendo sempre il tatto, per allora naturalmente la nostra sensibilità è cambiata, quindi fatichiamo un po' di più a tenerci lì finché non quasi siamo sul punto di annoiarci di quella storia e cambiare subito e raccontarcene un'altra per poi recuperare quella precedente e via così. Il mio romanzo fa più o meno la stessa cosa. Naturalmente questo aggiunge, se possibile, almeno questo è quello che ho cercato di fare, perché io avrei voluto leggere il romanzo che ho scritto, tanto per cominciare, quindi l'ho scritto secondo i miei gusti. Ed è quindi perché, ad esempio, nella prima scena tu puoi leggere della campagna lombarda fatta da Gille di Merda che viaggia su un carretto, e nella seconda scena puoi leggere di un salotto milanese dove un pittore sta facendo, diciamo così, il ritratto, una grandama per, diciamo, per estorcerle dei favori, ma poi insomma anche per entrare nella sua alcova più che nelle grazie, e poi cambiare addirittura prospettiva e andare lontanissimo da qui, cioè da un mondo sostanzialmente un po' troppo locale, e finire in Sud America appunto, dove c'è un ragazzotto che però viene insomma da quell'Italia che sarà, che è appunto questo Giuseppe Garibaldi, che è come tanti altri personaggi del mio libro, sono centinaia, ma insomma sono francamente quasi tutti giovani, ed è una scelta di intenzione, nel senso che è un momento in cui c'era qualcosa che si chiamava Giovine Italia, tanto per cominciare, cioè qualcuno che diceva che insomma la gioventù era un valore, non tanto perché la sia un valore di per sé, ma che perché costringe a pensare al futuro, perché il futuro appartiene ai ragazzi. Non fosse altro che se io di solito sopravvivo a mio nonno e sopravviverò a mio padre, si spera, se uscendo da qui non mi tira sotto un autobus, quindi biologicamente diciamo è così. Mazzini aveva capito un po' prima, ci metteva qualche altro valore assieme, ma diciamo di questo parla. E il Garibaldi soprattutto è importante, esempio per me è stato raccontare in quegli anni lì, non tanto perché siano romanzescamente più interessanti, tanto che appunto le memorie non è che gliele ho scritte io per primo, cioè gliele scrisse un tizio che si chiamava Alexandre Dumas, per intenderci, no? Quello dei Tre Moschettieri, ma perché noi dimentichiamo Garibaldi completamente nella giovinezza. Cioè, sapete che Garibaldi lo chiamiamo l'eroe dei due mondi, no? Però noi conosciamo solo la storia di lui in questo mondo qui, cioè l'eroe di com'è questo, e non di perché sia anche l'eroe dell'altra parte dell'oceano.
eroe contrastato, perché insomma non è che ha fatto tutte cose giuste, no? Là. Ma ha fatto quello che andava fatto quando un giovane cerca di mettere in forza l'energia e di fare qualcosa secondo un'idea di mondo che aveva non troppo strutturata, per dire la verità, ma sicuramente giusta e vera per lui. E soprattutto, ecco, oggi stamattina è anche interessante, perché stamattina il Presidente della Repubblica è andato a Caprera, no? Sapete, ad aprire l'ennesimo memoriale di Garibaldi, o meglio, diciamo, a celebrare l'ennesimo memoriale di Garibaldi, perché lì conosce poi quella che sarà la sua anima per sempre, cioè Anita Garibaldi, tanto che Caprera appunto è costruita come se fosse la casa di Caprera, è costruita secondo lo stile architettonico sudamericano. Perché? Perché lei è la donna che gli ha insegnato l'amore, lei è la donna che lui pensa di aver ucciso con le sue scelte. Se si leggono le memorie di Garibaldi è molto semplice, lo si vede, lo si evince dal testo, no? Si dice, lui dice, a un certo punto, sapete, Anita era sposata a Nina, anzi, Anna Maria de Jesus Ribeiro era sposata con un altro uomo prima di conoscere Garibaldi, un calzolaio, si chiama Manuel Duarte de Aguiar. E lui pensa che la morte di Anita così prematura sia colpa di questa infrazione al matrimonio religioso, perché allora naturalmente non è che esistesse divorzio né sacra rota, no? Quindi insomma, se uscivi dal matrimonio religioso ti procuravi addosso dannazioni. Infatti lui dice, se vi fu colpa io le bittera e colpa vi fu. Ecco, lei è morta e lui vendicato, dice nelle memorie, e lui naturalmente è il marito di Anita. Dico tutto questo perché la storia appunto di Garibaldi inizia là, in un momento molto bello secondo me della sua vita, cioè in questa città magica che si chiama Laguna, che sta insomma in Sud America, nel Rio Grande do Sul. Laguna, no, perché non avevano troppa fantasia, ecco, i portoghesi quando l'hanno scoperta, perché affaccia su una bella laguna e quindi l'hanno chiamata Laguna naturalmente. Ma ecco, poco prima di allora Garibaldi ha fatto una cosa per cui è ricordato come l'eroe dei due mondi, cioè ha attraversato, pensate, la foresta per 50 miglia a piedi, con, non vi ho detto come però, con due barche appresso, nel senso che voi sapete che esiste in Piemonte, ad esempio, esiste ancora il detto: sentirsi sperduto come una barca in un bosco, e il detto viene da Garibaldi, che allora appunto si fece costruire due lancioni di 30-25 tonnellate, niente di che, però non poteva ammararli perché aveva contro tutta la flotta imperiale brasiliana, e allora un certo di notte gli viene l'idea, vabbè, ma perché non possiamo passare attraverso la foresta? Voi immaginate 50 capi da forca, cioè fuoriusciti da ogni paese d'Europa, era gente che aveva ogni persona di loro aveva una condanna a morte sul collo, naturalmente, disboscare per 50 miglia a colpi di macete la foresta, arrivare al mare, ammarare i due lancioni e fare naufragio il pomeriggio dopo, che è quasi ridicolo, non fosse altro che in quel naufragio non sono tutte e due le navi ad andare sugli scogli, ma solo quella di Garibaldi, e in quel momento storico preciso, in quell'attimo, lui perde tutti i suoi compagni italiani, cioè è un ragazzo di neanche 30 anni, dall'altra parte del mondo, solo, che lotta per l'indipendenza di un paese che si chiama Rio Grande do Sul, che è uno stato che vuol farsi paese contro Pedro II, che era allora l'imperatore brasiliano, ed è terribilmente solo. Arriva a Laguna, la leggenda vuole che lui col binocolo guardi un quartiere di Laguna, che è il quartiere dei pescatori, e veda questa donna meravigliosa, scenda, si faccia amarrare insomma una scialuppa e dica, ah, uomini, portatemi in porto, e la trova. Ecco, io vi dico subito l'altra provocazione, tra virgolette, così come era almeno a merda, ma per intenderci di come è raccontata la storia, se no vi sembra che sia un saggio il libro, ma non lo è, naturalmente. Il mio Garibaldi non si innamora di Anita, si innamora del suo sedere, perché col cannocchiale le vede il culo, scusatemi. E non è, ripeto, una provocazione, ma è, così ci capiamo, è l'intenzione prima del romanzo. Perché per anni ho sentito raccontare, non insomma tanto nell'ultimo che era retorica celebrativa, ma prima a pochi specialisti interessava la storia del Risorgimento, non interessava a nessun altro in questo paese, e semmai se ne interessa è per farne provocazione politica, spesse volte lo si faceva già la sinistra negli anni 60-70, lo fece il fascismo appropriandosi degli eroi. Ma se si vuole recuperare la portata umana, cioè il fatto umano decisivo di quelle persone, bisogna recuperare le persone. E allora, a mio avviso, si voleva recuperare la carne di Garibaldi, non c'era niente di più carnoso di un sedere, per cominciare a far vedere come si muovevano i personaggi. Dico così perché non è una provocazione, perché se non si comprende, ad esempio, che, non so,
L'aggettivo che Garibaldi usa di più per ricordare Anita è procace, che vuol dire pettoruta. Non si capisce perché lei, ad esempio, incinta di 5 mesi, decide di abbandonare Nizza e seguirlo nella Repubblica Romana e morire un mese dopo, nella morte più bella e più triste, naturalmente, che abbiamo nella nostra storia patria, di una donna quantomeno, che è quella sua, nelle paludi di Comacchio, sola, insieme a Garibaldi e al suo luogotenente Leggero. E io me lo sono domandato sinceramente, so voi, ma a me interessa capire perché una donna incinta di 5 mesi decide a un certo punto di partire come una pazza e non solo, cioè rasarsi i capelli per non farsi stuprare per via, naturalmente, no? Travestendosi da ufficiale della Legione Italiana, e va a combattere con lui, cavalca 5 mesi incinta. Ma perché diavolo devi andare? Non potevi stare a casa di tua suocera, anche se non si sopportavano in verità, non troppo. Ecco, se ci si domanda questo, se non si dimentica, tanto per cominciare, la poetica del corpo che c'è tra gli eroi del Risorgimento, si comincia a comprendere perché il motore è un altro, cioè è la necessità degli esseri umani di stare l'uno accanto all'altro e via dicendo. Non ha a che fare con la ragione con cui costruiamo e ricostruiamo la storia, o ce la racconta. Detto per inciso, muore in un momento storico Anita, in cui c'era pure appena stato, spero, insomma, vi tornerà alla memoria, la cosiddetta Repubblica Romana, no? Che fu 6 mesi in cui dei ragazzi sostanzialmente combatterono come dei furibondi per conquistare, diciamo, solo il diritto di promulgare una Costituzione, perché poi la Repubblica cade il giorno in cui la Costituzione viene promulgata, tanto per intenderci in filigrane la Costituzione che ci permette, la stessa Costituzione che i padri costituenti fecero dopo la Seconda Guerra Mondiale è fatta su quella, manca l'istanza del lavoro perché è novecentesca. Ebbene, quei ragazzi lì naturalmente morirono, e molti, se andate sul Gianicolo ci sono le tombe, naturalmente, sono tutti dai 17 ai 26 anni, sono ragazzi appunto. La cosa formidabile è che si va negli archivi a vedere un po', voi potete capire che se mettessimo su un grafico le morti avremmo un livello di incidenza molto alto, no? Nei 6 mesi della Repubblica Romana non fanno che salire. Curiosamente, 3 mesi, la stessa curva di incidenza nei 3 mesi seguenti, finita la Repubblica Romana, si ha nelle nascite. Ed è abbastanza naturale capire perché. Perché i ragazzi non erano mica solo lì per combattere. Vivevano anche mentre combattevano, no? Gli ideali si fanno anche con la voglia di fare l'amore in mezzo alle strade di Roma, che ben inteso è la Roma papale, non è la Roma in cui il Papa è una guida spirituale, il Papa è un re, il Papa è un re con un esercito, il Papa è un re con diplomazie, con un boia che si chiamava Mastro Titta, reso famoso da Trilussa e da me rimesso in scena, che quando è morto era vicino alle 373 giustizie, si diceva, ovvero morti squartati in piazza del Velabro. Quindi ecco, per intenderci, il romanzo fa questo, cioè va a recuperare la ciccia, ecco, diciamo così, che la retorica sostanzialmente lascia fuori. Il rischio di un romanzo storico è quello di raccontare la storia secondo il paradigma storico e non secondo il paradigma letterario. Devo dire che nella presentazione che vi ha fatto l'autore in questo momento testimonia di una, come dire, di una consapevolezza e di una documentazione storica piuttosto compiuta, piuttosto ricca. Quando leggerete il romanzo vi renderete conto che non c'è questo rischio, nel senso che la trasfigurazione narrativa direi che è riuscita, cioè il rischio della narrazione, quando io scrivo di storica ho il problema della veridicità, insomma, cioè non tanto quello del, come dire, del trasfigurare con l'immaginazione. No, se posso dico anche una cosa, nel sì. Senso che... Cioè, ben inteso, io non sono uno storico né mi interessa esserlo, perché i due mestieri sono profondamente diversi. Cioè, lo storico lavora col fantasma della verità, io lavoro quello del fatto umano, che però è sempre, attenzione, è sempre un'azione politicamente scorretta. Cioè, io so perché ho scritto di Risorgimento e so per quale ragione volevo scrivere di Risorgimento. Nel senso, lo dico subito, i romanzi storici, almeno quelli che interessano a me francamente, sono quelli che partono sempre da una necessità presente e rileggono la storia per fare luce su quella, se no non ha un perché
si deve leggere la storia di quel momento storico. La mia è molto semplice, cioè in un momento, io sono sostanzialmente nato nel 1980 e da quando voto sostanzialmente, cioè da quando ho 18 anni, ma insomma forse qualche anno prima, per intenderci, da quando c'è Mani Pulite e Capaci, ho capito che questo paese insomma non era proprio ridotto bene, no? Nel senso che eravamo un po' arrivati a uno stadio che si potrebbe chiamare di macerie. Ma non sentivo, ho sempre sentito, mio malgrado, ed è 10 anni che lo sento e francamente ne ho un po' le palle piene, tentativi di spiegarmi il perché eravamo arrivati a questo punto e non tentativi di spiegarmi che potevamo comunque pensare al domani. Che è una cosa francamente limitante, sia per il fatto biologico che vi dicevo prima, che siccome io sarò qua, spero, se non muoio prima, tra 50 anni, mi interesserebbe cominciare a registrare che esista la possibilità di un domani. Secondo, perché appunto l'unico momento decisivo vero della storia patria, cioè il momento fondante dove c'è il mito che fonda un paese, noi quello abbiamo fatto. Cioè abbiamo avuto il coraggio di sognare un domani. Che non è una cosa sciocca, eh? Certo, se la dice un romanziere può essere una stupidaggine, ma se la fanno gli uomini è un po' diverso. Cioè quei ragazzi che sono morti per fare una Costituzione non sono una barzelletta e non sono neanche retorica celebrativa. Quando Garibaldi arriva in Italia e lotta e oggi lo attaccano, non so, i leghisti che gli danno del ladro di cavalli, quelli di destra che dicono che era un cretino, quelli di sinistra talvolta perché non possono accettare che non sia propriamente un santo, perché non lo è Garibaldi. Ecco, tutti questi tentativi di distorcerne la portata non fanno altro che tradire l'unica vera intenzione che aveva Garibaldi, che era quella appunto di pensare a domani. Ora, che lui poi l'abbia fatto con i suoi modi, ma sì, certo, questo è discutibile, tanto quanto è discutibile di Mazzini, insomma, e via dicendo, ma non è questo che interessa, è la portata appunto del fatto umano l'interesse del romanziere. Il mio era, in un momento cui raggiungevo i miei 30 anni, rendermi conto che insomma il mio paese continuava a pensare al passato prossimo e semmai al passato remoto, che è, ripeto, biologicamente triste. Quindi è questa l'esigenza che anima lo storico, che è naturalmente più equilibrato, diciamo, perché insomma così si rischia anche la schizofrenia nel raccontare la storia, fa un mestiere diverso. Ecco, tutto qui. Però, ripeto, bisogna essere chiari, e il romanzo credo lo sia dall'inizio e lo è nella postfazione, cioè del perché si doveva, a mio avviso, serviva rimettersi a raccontare il Risorgimento. Non è un caso peraltro che io sia uscito con un editore, Feltrinelli, che 50 anni prima dell'uscita del mio libro fece Il Gattopardo. Ecco, insomma, diciamo che è una cosa che interessa sia a me che l'editore. Ecco. Anche se lo storico poi rilegge con i filtri e gli occhiali del presente, cioè quando si fanno operazioni di lettura, di rilettura, e quando alcuni oggetti storici non diventano più oggetto di interesse, come il Risorgimento, ci sono delle ragioni molto, molto precise, insomma, o quantomeno ci sono delle spiegazioni che possono essere sufficientemente attendibili. Quindi aver portato la focalizzazione di queste storie, abbiamo parlato di Colombino e stiamo parlando di Garibaldi e parleremo degli altri protagonisti nel prosieguo, e che sono accomunati da un dato generazionale, come più volte è stato ripetuto. I giovani sono i protagonisti del Risorgimento, i giovani sono i protagonisti dei momenti di svolta e di snodo di questa storia nazionale. Voglio dire una cosa eretica: i giovani sono i protagonisti anche del primo dopoguerra, i giovani fascisti. Sì, ma perché? I giovani fascisti, perché pensavano al futuro, perché pensavano a momenti di rottura. Oggi noi ci possiamo permettere queste letture, perché sono letture ormai che possono, come dire, guardare con serenità spero di non essere frainteso, di guardare con serenità alle questioni ideologiche e di rimuoverle in qualche modo dagli avvenimenti. Ma io su questo poi posso dirti una cosa semplice, no? Nel senso che
Io non credo peraltro che insomma la generazione del risorgimento, né quella del dopoguerra, né tutte le altre generazioni che chiamiamo giovani per un lasso di tempo naturalmente, perché poi invecchiano, siano l'una di così diversa dall'altra. Cioè il fatto è che biologicamente abbiamo a disposizione un'energia che sovrabbonda il corpo in quel momento preciso della vita umana, e quell'eccesso di energia o trova un vettore che lo indirizza e quindi si fa sogno comunitario, o altrimenti viene disperso. Ah, il problema è che, ad esempio, attualmente, sono quantomeno 20 anni, perché quelli posso testimoniare, poi qualcuno di voi magari può andare più indietro di me, quello è una completa, totale dispersione. Cioè non si riesce a fare di un sogno individuale un sogno comunitario. Ok. Poi naturalmente su questo si apre il discorso dei padri. Perché? Perché naturalmente nel momento storico in cui l'Italia nasce, 1861, quelli che combattono hanno 30 anni, ma ci sono due o tre grandi, insomma, che ce ne hanno 50, che possono dire: ragazzi, forse è meglio che facciamo questo e facciamo quest'altro. Ok? E così succede nel secondo dopoguerra, cioè nel senso che ci sono i giovani partigiani indirizzati da certi padri che vanno sulle montagne e fanno una cosa, e dopo i giovani fascisti che tentano di fare qualcos'altro. Il problema non è quell'energia, il problema è quando quell'energia diventa un sogno rappresentativo per tutti. Dico una cosa in più, perché siamo in queste terre da cui spesso viene distanza politica, a mio malgrado, che dice che insomma il risorgimento fu una lotta di setta, no? Che fu fatta sostanzialmente da un'elite di bravi, insomma, di bravi nel senso manzoniano in termine, che la imposero a tutti gli altri. Ecco, su quello è francamente ridicolo, non solo perché ci sono i documenti che lo dimostrano, ma io, essendo romanziero, lo racconto sempre con un aneddoto. Cioè la terza storia di questo romanzo, così vi dico anche di cosa parlano le altre, è su un pittore milanese, l'avete intuito, che sta nei salotti, si chiama Lisander, che naturalmente è un omaggio a quel Don Lisander che esisteva in quel momento, cioè a Manzoni, perché così lo chiamavano, che fa di mestiere appunto il pittore, finché nel 1839, quando si apre il romanzo, esiste anche, o meglio, si scopre una cosa che poi diviene importante, cioè la fotografia, nasce la daguerrotipia e vari altri mestieri. Lui sceglie di farla e la fa in un momento, la fa diciamo in una modalità un pochino particolare, cioè comincia a fare pornografia, che è sempre naturalmente il risvolto dell'industria dell'immagine. È successo all'inizio del Novecento con il cinema, cioè appena sviluppato il cinematografo si sviluppa la cinematografia pornografica. Basta andare a vedere, non so, a Parigi c'è un grande museo che raccoglie molti molti dei filmini girati allora. Succede con internet, è successo con la fotografia, che sostituisce sostanzialmente le pitture più sensuali di allora, no? Tipo le bagnanti di Engre, che sembrava spiare dal buco della serratura. Ora, questo naturalmente è il lato oscuro dell'industrializzazione del paese, ma vi dicevo, Lisander abita in questa Milano, una Milano malnata, come si dice, cioè una Milano brutale, dove bisogna fare soldi, dove nasce l'imprenditoria vera e moderna di questo paese. Di contro però è anche la Milano che conosce le cinque giornate, e quindi Lisander, ve lo dico brutalmente, lui tenta di fare soldi anche con quelle, cioè va a fotografare i morti per vendere le fotografie ai parenti che rimangono. Questo però mi permette, da romanziere, di stare lontano dalla retorica celebrativa delle cinque giornate, di raccontare però ad esempio come le abbiamo vinte, e così rispondere ai leghisti che tentano di credere che le cinque giornate siano state di élite, dicendo come le abbiamo vinte le cinque giornate a Milano. Perché i primi due giorni a Milano la lotta non è così scontata, eh? Insomma, gli austriaci stanno caricando dai bastioni lungo i viali con i cavalli, e vabbè che ci sono le barricate, ma non bastano le forze di Milano, cioè non si vince spingendo dal centro fuori gli austriaci, bisogna che qualcuno gli schiacci sulle mura. E allora la terza notte di Milano ci sono un novizio e una puttana, cioè una prostituta, che si trovano in chiesa perché stanno trascinando fuori dalla chiesa un confessionale per metterlo sulle barricate, naturalmente. E al novizio, alla prostituta, viene un'idea meravigliosa. Dice al novizio: ma gonfiamo dei palloni. E il novizio la guarda, potete immaginarvi la scena, no? Novizio, cioè 16 anni, insomma, pulito e vergine, che guarda la prostituta consumata la vita e dice: ma che vuoi? Se non che si mettono d'accordo, e da Milano quella notte si alzano, fino a mattina, 50 palloni e più aerostatici, cioè gonfiati con un po' di elio, con dei forconi scritti dal novizio, che naturalmente sapeva scrivere, che recitavano: forconi venite. Naturalmente i palloni escono dalla città e ricadono nelle campagne, e il contado, i cosiddetti corpi santi, cioè tutti i comuni
e le cascine naturalmente che circondavano le mura di Milano allora, schiacciano gli austriaci sui bastioni e così vinciamo. Ora, questo frangente storico è di una meraviglia che francamente è da far venire la pelle d'oca se lo si tenta di comprendere. Cioè, in una notte di Milano, dove ci sono i prestinè che non fanno il pane ma sono lì sulle barricate, c'è un novizio e una puttana che si mettono d'accordo, hanno un'idea strategica che vince, cioè che batte Radetzky, che non era proprio un cretino, per intenderci. È storico questo. Sì, è storia. Sì. Vabbè, lo sapete voi due. No, no, infatti, ma sono pieni gli archivi, nel senso che questo racconta. E appunto avere un personaggio, ad esempio, malfamato come Lysander permette di stare molto lontano, perché sennò sarebbe molto facile fare la storia di uno che sguaina la baionetta sulle barricate e vince insieme a loro. Naturalmente raccontarlo attraverso un poco di buono, a mio avviso, è più di, almeno ha divertito più me come romanziere, per intenderci, perché appunto mi permette di mettere in scena il fatto, senza colorarlo di giusto o sbagliato, è il fatto di per sé che è eccezionale. Il fatto come Garibaldi che si innamora attraverso un cannocchiale, no? Cioè, per me è una cosa che non ha eguali, ecco, nella storia patria. E così succede, così racconto anche l'ultima storia, nella quarta vicenda di questo romanzo, che è di una giovinetta invece, perché un po' di par condicio, diciamo, un po' di parità. Ci sono Anita, che è una grande eroina, perché noi siamo abituati lei a farla cagnolino di compagnia di Garibaldi, ma in verità è un'eroina del nostro paese, tanto che ad esempio in Sud America ha le statue, non solo la nostra, sul Gianicolo che gli ha fatto il fascio. Ma... E invece è la storia di questa ragazza che all'inizio della vicenda voi trovate in un convento reclusorio, perché a proposito di parità, all'inizio, diciamo nell'Ottocento non c'era parità nella reclusione, no? Cioè, gli uomini che fanno le marachelle vanno in galera, le donne che invece fanno le marachelle vanno nei conventi e reclusori, perché secondo il dettame evangelico vanno riconvertite in maddalene. Ne esisteva uno che si chiama Buon Pastore, che ironia della storia oggi è diventato la casa internazionale delle donne, cioè dove è nato il femminismo italiano negli anni 70, ma insomma lei sta reclusa lì sulla Lungara ed è lì. E poi scappa perché, come tutti i giovani del romanzo, ha una voglia di emancipazione. Purtroppo la vita però la porta a essere assoldata dai servizi segreti, quindi avete capito che la quarta vicenda è una sorta di spy story, se non che finisce però a Londra, perché a Londra c'è un tizio che in quel momento, insomma, è discretamente famoso nel mondo europeo, che si chiama Giuseppe Mazzini, perché non dimentichiamoci che Mazzini abbandona l'Italia nel 34 per non farvi quasi mai più ritorno, se non in tre frangenti. E anche qui noi siamo abituati a pensare Mazzini cospiratore che va là, che si deve, naturalmente è vero, e dimentichiamo ad esempio la cosa principe di Mazzini, che a Londra è famoso perché ha fondato una scuola che si chiama la scuola di Hatton Garden, che noi ad esempio in Italia abbiamo completamente snobbato, non ce ne frega quasi niente, la prima scuola per gli operai italiana, quando Marx non aveva ancora scritto Il Capitale, 41, Mazzini la fonda. E che un signore ben più bravo di me, che si chiama Charles Dickens, ha reso famosa, perché gli orfanelli raccontati da Charles Dickens vanno nella scuola di Hatton Garden. Quelli che rubano i fazzoletti di Charles Dickens lo fanno davanti al portone di Greville Street, che era dove stava Hatton. Ma insomma, Leda conosce Mazzini e conosce naturalmente la comunità italiana che gravita attorno a Mazzini. Ma non sono solo cospiratori, sono tutti i nostri compatrioti fuoriusciti che non sanno leggere inglese, ad esempio. E se gli arriva una lettera di citazione in giudizio dal comune, non sanno che cosa sia e vanno a farsela leggere da Mazzini, che ha una casa, delle tre che ha avuto a Londra, con il parleur, cioè un salotto predisposto all'ascolto. Fico? Sentimi di raccontare una su questa vicenda della scuola mazziniana di Londra. Proprio perché mi piace fare cose in controtendenza, nel periodo in cui lavoravo all'IRRE, all'Istituto Regionale di Ricerche Educative, ho diretto la rivista dell'istituto, pubblicai 4-5 medaglioni sui nostri personaggi del Risorgimento, tra cui ne feci uno proprio su questa vicenda della scuola mazziniana.
In realtà a Londra circolavano i ragazzi italiani che emigravano come oggi emigrano dal Nord Africa ed erano venduti dalle famiglie, e non si pensi che erano meridionali, perché erano assolutamente erano ragazzi del nord, molti provenivano dall'Appennino emiliano-toscano, e Mazzini faceva opera di apostolato proprio in giro per la città, li raccoglieva e poi organizza questa scuola, dove c'è tutto un curriculum studiato dal questo nostro padre del Risorgimento, in cui si fa opera meritoria. Ovviamente queste sono proprio rimozioni, cioè sono assolute rimozioni. Volevo ricordare anche un'altra cosa, anche Garibaldi è uno che si mantiene nel periodo newyorkese insegnando un po' di aritmetica e un po' di geografia. Questa vicenda dei padri del Risorgimento che sono anche insegnanti è una vicenda molto interessante. Non solo, sono... Come dicevo prima, il concetto politicamente scorretto del libro è far capire che sono personaggi non così lontani, perché se sono un po' più vicini possiamo sperare di diventarlo anche noi. Questo è il messaggio, nel senso che voi pensate che Garibaldi quando parte fuoriuscito, perché naturalmente Garibaldi, voi dovete sapere, cioè viene condannato a morte perché ha fatto volantinaggio, cioè lui e quattro suoi amici cretini si trovano al porto di Genova scrivendo un volantino e si fanno beccare, sicché Garibaldi scappa, va a Marsiglia, non gli piace e parte per il Sud America. Quando arriva in Sud America fa, allora c'era un nome raffinato per dire una cosa che è il trafficante, cioè lo speziale, cioè traffica salami, paste e via dicendo, finché non trova insomma una battaglia da combattere, combatte. Poi quando finisce la battaglia nel Rio Grande do Sul passa a Montevideo, ha già una famiglia, ha Anita, il primo nato che noi ricordiamo come Menotti e via dicendo, e non ha soldi, cioè non riesce a mantenersi, e lì ad esempio fa già l'insegnante di aritmetica e geografia e porta naturalmente gli scolari a lezione a mare, no? Perché via, fagli conoscere la rosa dei venti. Questo per Mazzini, dico perché c'è la rimozione, perché è molto facile rappresentarlo come un terrorista, come il prodromo di un terrorista, che non è che non fosse vero. Quest'anno, l'anno scorso uscì un film di Martone ad esempio che raccontava questo, a mio avviso sbagliando molto, cioè perché se si deve raccontare Mazzini terrorista bisogna raccontare che la società che abitava era basata sul terrore, cioè che i loro uomini finivano impiccati per aver fatto volantinaggio, e quindi rispondi a violenza con violenza in quel momento storico. Questo per dire che Mazzini, che noi sapete quella grande foto che è stata insomma che abbiamo negli occhi dalle superiori, no? Dove lo ritrae con questa tunica nera un po' scavato in volto, con questa barba che è affascinante naturalmente, è certo che è affascinante perché noi pensiamo che fosse un prete, perché naturalmente parlava un linguaggio che era molto vicino alla religione, aveva capito che per arrivare agli strati popolari bisognava parlare con la religione, perché era quella l'educazione, ma la stessa Mise, diciamo, gli valeva l'epiteto The Black Angel, cioè l'angelo nero tra le sue spasimanti londinesi. Perché? Perché se vuoi fare la rivoluzione servono i soldi, e i soldi a Londra in quel momento li trovavi nei salotti dei buoni signori, e lui ci entrava grazie alle raccomandazioni delle donzelle che gli correvano dietro. Pensate che c'è un'intera parte della vita di Mazzini, che va dal 44 al 47, che gli storici ricostruiscono solo attraverso i bigliettini che lui si scriveva e si mandava con queste donne, molte delle quali ad esempio erano grandissime donne della società inglese, fra tutte le quattro figlie, perché con tutte e quattro flirtava, dell'avvocato Ashurst, che era uno degli avvocati della corona, per intenderci, cioè, o Thomas Carlyle, la moglie di Carlyle, cioè. Volevo riportarti sul tema della gioventù. Allora, io, a me sembra di poter dire che c'è una cifra che in qualche modo caratterizza questi protagonisti, e che è ben descritta, perché c'è l'elemento comune dei giovani dell'Ottocento, dell'età romantica, in ultima analisi, è quella dell'avventura, cioè che accomuna un po' tutti questi personaggi. Allora, il tema dell'avventura, vorrei che tu lo sviluppassi in chiave generale come
connotato dell'epoca, insomma, e di questa gioventù, perché poi non è vero che le generazioni sono sempre uguali, le generazioni sono connotate dalle loro caratterizzazioni e dalle loro epoche. La gioventù della metà dell'Ottocento, di questa età romantica che è il connotato di questo periodo, è caratterizzata dall'avventura, secondo me, che mi sembra di poter dire di cogliere come una cifra di questi personaggi che tu racconti nel romanzo. Sì, no, la precisazione è che in realtà le gioventù si assomigliano tutte nella disponibilità di energia che hanno, poi naturalmente bisogna vedere che colore prende. Detto questo, l'avventura è necessariamente un tratto dell'epoca, non fosse altro che, ripeto, non è il romanziere che se la inventa, ma i personaggi che gliela impongono. Cioè, se uno vuole scrivere di Garibaldi deve scrivere un romanzo d'avventura, non può fare altri. Cioè, Garibaldi in 10 anni ha vissuto ciò che un uomo vive in 70-80. Cioè, è quasi incredibile nel senso letterale del termine. Cioè, non si può credere la vita di Garibaldi. È spaventoso. È spaventoso pensare che sia riuscito ad arrivare a quell'età e a spegnersi a quell'età. Perché io, francamente, fatico ancora a capacitarmi del fatto che lui sia sopravvissuto, peraltro, nel senso che nelle avventure in cui è passato non è morto, no? Nel senso, sapete che in Sud America lo chiamavano il diavolo, perché combatteva da tutte le parti e non moriva mai, e come gli italiani, come la nazione l'altro giorno, diventava famoso perdendo, perché Garibaldi ad esempio in Sud America non ha mai vinto, è diventato famoso con una battaglia che si chiama la battaglia del Salto, che è diventata, insomma, leggendaria nella storia, perché ha resistito contro migliaia in 87 dentro una tapera, che è un vecchio edificio dove si salavano le carni, e poi è scappato. E la sua grande, diciamo, la sua capacità era però far sì che questa invincibilità divesse cifra di vittoria, no? Ecco. Allora, Garibaldi è naturalmente avventuroso. Lo è in piccolo e per converso anche il mio Colombino. Nel senso che, come dicevo prima, essendo un idiota che pensa che il Papa sia la soluzione ai suoi problemi e poi non la troverà in lui ma la troverà in Garibaldi, perché accetterà dei consigli sulla vita, diciamo, coniugale da Garibaldi, fa un'avventura che è tanto magica quanto quella di Garibaldi, che ha visto l'esotico, e l'esotico lo trova in casa sua. Nel senso che l'Italia, non tanto diversamente da oggi, è molto difforme nelle sue regioni, nei suoi luoghi, nell'Ottocento, a cominciare dalla lingua. No, pensate, torno alla Repubblica Romana, pensate in quel momento storico, calabresi e veneti, piemontesi e sardi che si trovano sulle barricate di Roma a combattere, e in 3 giorni, per comprendersi, fanno nascere una lingua bastarda, fatta di vocaboli di chissà quale provenienza, per comprendersi. Ecco, già quella è solo un'avventura per la mente di un contadino, dove il suo mondo è stato, non so, 200 anime, Dio e la merda. A già uscire, passare il ponte che ti porta al prossimo borgo che non avevi mai visto ma di cui avevi solo sentito parlare, è di per sé un'avventura. È un'avventura naturalmente perché poi lo fa con un compagno, e questo sì, cioè nel senso che l'avventura chiama sempre a sé, diciamo, una compagnia. Cioè, il fatto di condividere fatiche o meno con gli uomini, e nel caso di Colombino con animali che hanno molto degli uomini, se non meglio degli uomini. Per Leda, lo dicevo, è invece una necessità di trama, cioè diventa, lei addirittura fa parte di un romanzo di spionaggio a un certo punto, e quindi necessariamente diventa avventurosa la sua storia, brutalmente peraltro, perché gliene succedono, mio malgrado, non di proprio piacevoli. Lisander invece, devo dire, il personaggio più fermo, ma poca avventura di per sé, ma perché è il personaggio più contemporaneo, cioè quello più grigio, essendo in una città moderna già, cioè Milano, imprenditoriale, è il personaggio meno col quale diciamo si sta meno volentieri, o meglio, io questo romanzo lo presento da ormai 1 anno e mezzo, 2 anni quasi, e ho incontrato molti lettori che mi dicono: il mio personaggio preferito è Colombino, il mio personaggio preferito è Garibaldi, il mio personaggio preferito è Leda, e nessuno che mi ha mai detto: il mio personaggio preferito è Lisander. E questa è la misura del fatto che sia un personaggio moderno, nel senso che è poco connotato in uno o nell'altro verso, è sempre contaminato in entrambi, cioè è un male, è un poco di buono, ma ha i suoi momenti di redenzione.
sa, non svelo il finale, ma naturalmente li trova, cioè sa esprimere le sue cose, ma nel frattempo fa pornografia, che guardate, in 800 non è una cosa solo per dirla, si fa nei manicomi la pornografia, perché naturalmente non esistono le attrici. A Milano esiste ancora il convento dove si faceva, che è la Senavra, che era un convento di gesuiti, che poi diventò la cosiddetta casa dei mentecatti, cioè dei pazzi, dove peraltro nacque una scuola di, diciamo così, di psichiatria tra quelle rinomate che poi portarono peraltro a Lombroso a fine secolo, cioè le teorie di Lombroso di fine secolo, e lui entrava lì, cioè si pagava il custode, e sono storicamente vere, non è che me le sia in mente, ci sono diari di pazzi di allora, che internati naturalmente perché non pazzi e che quindi avevano facoltà di registrare con ragione quello che accadeva lì dentro, e si scoperchia, quindi è un personaggio faticoso. E il meno avventuroso naturalmente, perché la sua è una vicenda completamente milanese, cioè parla di questo paese, non di Milano, di questo paese d'Italia, laddove nasce l'industria e quindi l'anima nera anche dell'industria. Io non so se c'è qualcuno dei presenti che vuole fare qualche domanda, che vuole... Allora, questo filo rosso che sono abituata a parlare nei microfoni, questo filo rosso che unisce tutti i personaggi, a mio avviso, non ho letto il romanzo, premetto, non ho letto, della storia del Risorgimento, non sono così preparata come l'autore, ma mi sembra di leggere in quello che scrive che è un po' non la pazzia, il trasgredire che porta a costruire, bisogna essere, non riesco a trovare la parola. No, ho capito cosa intende. Ecco. Sì. Ha capito. E vuole capire se è vero, diciamo. Io credo che sia vero, se faccio la domanda io credo che sia vero, vorrei la sua conferma, come giovane, io credo che ci debba essere questa vena nei giovani, altrimenti si diventa un po' presi dalla società in cui si vive, almeno a mio avviso. Cioè soffocati, esatto. Sì, io credo che in realtà, cioè, la voglia di trasgredire per me è molto semplice, cioè io la vedo sempre, sì, figurativamente, cioè ripeto, per me questo è il contenuto, questo qua è un giovane, tutta l'energia che ha non sta in questo bicchiere, quella che esce bisogna trovarle un luogo, altrimenti si disperde, no? No, il luogo, a mio avviso, in quel momento storico la cosa importante è quella che ho messo nel titolo, cioè esiste il concetto di speranza che è vero. E la speranza naturalmente muove al domani. Noi abbiamo solo due facoltà, guardi, di guardare al futuro, o paura o speranza. No, questo in generale. Ma in quel momento però è solo la speranza a muoverlo. Perché la paura naturalmente porta alla conservazione. Allora, cosa succede? Che talvolta, purtroppo, ed è mio malgrado per questo che ho messo il troppo umana speranza, la distanza tra la realtà e il domani che speriamo è molto è molta, e fa molti morti, ad esempio quelli della Repubblica Romana, miete molte vittime, ma ciò non significa che non bisogna provare a sperarlo. Quindi naturalmente i miei protagonisti lo fanno, ma ripeto, non è che siano degli eroi, lo fanno perché è una cosa comune farlo, ed è per questo che i protagonisti del Risorgimento, cioè quelli veri, i Mazzini e i Garibaldi, somigliano ai miei personaggi, e di converso io ho fatto somigliare i miei personaggi a loro, perché non erano poi così eccezionali, nel senso che non erano così diversi dalla normalità. Poi naturalmente avevano capacità eccezionali, Mazzini di intelletto, Garibaldi nell'azione. Cioè Garibaldi è uno che viene in Italia e sconfigge eserciti avendo preso la guerriglia, che in quel momento nessuno sa combattere, ma ognuno ha la sua, ma tutti hanno quella capacità di speranza, cioè di visione del futuro che è speranza, e tutti però, ripeto, sono anche coscienti di quanto sia doloroso farlo, perché a Garibaldi costa non solo molti affetti, ma ripeto, molti uomini morti. Una delle obiezioni che si muovono sostanzialmente a Garibaldi
è quella di non aver mai pensato al fatto che mandasse a morire molti ragazzi. Questo non è assolutamente, basta leggere appunto le memorie per capire quanto si dannasse. E Mazzini lo stesso, perché quando fece la Giovine Italia fu costretto a inventarsi una distinzione tra i giovani e i vecchi che non esisteva. Ma lui disse: gioco forza il tempo che ci impone di farla. E aveva questa frase molto famosa che ripeto spesso, che è: noi, cioè noi della Giovine Italia, non malediciamo al passato, cioè non diciamo male del passato, se non quando ci incontriamo in uomini, cioè incontriamo persone che si ostinano a farne presente o quel che è peggio, avvenire. E insomma, questa va bene per tutte le stagioni e purtroppo va molto bene per quella di oggi. Dunque, non so se vogliamo proseguire ancora nella discussione, presumo che l'autore non si sottragga. Ditemi voi come procedere, perché possiamo anche dire liberi. Mi sembra che ci siano delle curiosità ancora. Prego. Sicuramente mi ha incuriosito leggere il romanzo. Devo leggerlo, sono costretto. Spero di no. Spero che non sia. No, costretto nella passione, per cui è una costrizione piacevole, non negativa. Ma sono da due affermazioni che spero che non abbiano caratteristiche. Io sono un meridionalista e sto rivedendo anche questo Risorgimento con molta attenzione, perché parecchio del Risorgimento non se ne vuole parlare, ma per due motivi, credo. Uno, perché il Risorgimento ha creato le contraddizioni che questo paese oggi vive, e poi anche perché il Risorgimento è stato se sicuramente una parte. Quando lei ha affermato che qualcuno afferma che era di pochi e quindi era soltanto di un, questo è vero fino a un certo punto e non è vero fino a un altro punto, perché quello che stai dicendo, che hai detto prima, sicuramente è una verità, è stato anche nel nord in modo particolare una cosa anche di massa. Se vuole le rispondo subito sul sud, perché ho scritto anche di quello, quindi... Questo devo dire, perché lei ha poi accennato al fatto che l'industrializzazione, soprattutto del tessile, è arrivato nel nord grazie alla meccanizzazione. Vorrei ricordare che nel sud l'industria tessile era molto più attiva, aveva commercializzava con la Francia e l'Inghilterra con livelli economici molto più elevati, e che l'economia era al sud e non era al nord in quell'epoca. Com'è vero che il signore prima ha detto che c'è stata l'immigrazione, ha fatto un'affermazione, mi permetto di sottolinearla, che sicuramente era un'omissione, non un'imprecisione, che era del nord e non del sud, ma nel sud non era possibile l'immigrazione perché l'economia era solida, avvenuta dopo l'occupazione, l'unità d'Italia. Non sono molto d'accordo, no, su questo. Lo so, potremmo discutere, ma questo è un punto di cui gli storici stanno lavorando. No, e credo che... In verità, guardi, le rispondo in un secondo, perché poi diventerebbe molto lunga e specialistica, ma... Sì, ma faccio una precisazione molto rapida. È la seguente. Tanto per cominciare, il problema del Risorgimento nel Sud nasce molto prima che arrivi Garibaldi. Perché quelli che dicono i cosiddetti neoborbonici, e gli studi neoborbonici, guardi, non sono una diciamo scoperta recente, perché nel 1890 uscivano già i primi, sono nati sulla stregua naturalmente di una delle più grandi aberrazioni che questo paese ha fatto al sud, che è la cosiddetta legge Pica, che è la legge di occupazione marziale, con cui bisognava schiacciare la camorra, diciamo così, o meglio il brigantaggio dei territori meridionali, anzi una parte precisa dei territori meridionali. Tuttavia, quelli che dicono che l'economia del sud era fiorente nel momento del Risorgimento, a mio avviso fanno un gravissimo errore per due ragioni, e l'ha detto lei peraltro in una delle sue affermazioni. Tanto per cominciare, ad esempio in Sicilia e in Puglia, i soldi, che poi naturalmente lo Stato sabaudo ha preso dal meridione, venivano dagli inglesi, quindi non era un'economia autosufficiente. Era commercialmente forte, ma non vuol dire che avesse la capacità di stare alle sue gambe. Secondo, era una dominazione, e il fatto che non sia una cosa di pochi lo dimostra il fatto, mi permetta, che nel 48, quando Garibaldi arriva sul confine meridionale, non ha ancora chiamato a raccolta nessuno, perché glielo vietano i triumviri da Roma, e 40.000 napoletani salgono verso il confine. Perché? Perché in quel momento tutta la burocrazia borbonica ha già levato le tende.
Quindi io, guardi, di questo poi ne ho discusso davvero ora, oltre misura, oramai, avendo presentato il libro anche nel sud con Pino Aprile, che su questa cosa dei terroni, così ha chiamato il libro lui, continua a fare, insomma, a riscattare questa tesi dell'orgoglio meridionale per colpa del risorgimento. Dico in verità che è vero che c'era un grande avanzamento tecnico, ad esempio la prima ferrovia, no? La Napoli-Portici, funzionava. L'anno dopo è nata anche a Monza, non è che eravamo così distanti. Quello che intendo dire è molto semplice, è che se è successo così, era una delle possibili forme per concretizzare un'istanza nazionale. Che questo abbia poi ingenerato, ad esempio, il problema del brigantaggio, è anche qui un equivoco, perché il brigantaggio esiste da molto prima, esiste da metà del Settecento. Possiamo dire qual è il problema della forma Stato, cioè il fatto che ci sia stata la legge Pica, e qua non troverà nessuno, o meno io non le dirò che hanno una ragione. Cioè la legge Pica è un problema, certo, lo sono tutti i passaggi storici dove si fa di una forma Stato un paese, lo è stato qui la guerra civile dopo la seconda guerra mondiale, cioè non è un problema, ma non credo che sia un problema. Ad esempio, se vogliamo fare la storia piena, allora dovremmo dire che poi dopo l'Ottocento c'è stata la cassa del Mezzogiorno nel Novecento, che ha ripianato parte del problema ed è diventata quello attuale. Cioè è molto più complicata della tesi neoborbonica, mi permetta, il risorgimento. Quindi devo dire, no, in verità, ecco, poi devo anche questo, così chiudo davvero e vi saluto. Il mio romanzo non per caso si ferma nel 49, perché il momento più alto dell'idea del risorgimento è la Repubblica Romana. Dopo è l'attività politica che tenta, suo malgrado e talvolta con sforzi davvero ammirevoli, di trovare una forma concreta di un sogno che altrimenti sarebbe rimasto quello. Che questo poi abbia comportato soprattutto in Campania, nella zona della Campania, dei gravi problemi, sono d'accordo. Ricordiamo che la Repubblica Romana, Mazzini rimase in carcere a Gaeta mentre si festeggiava la vittoria. No, la Repubblica Romana non si vinse. Sì. Quindi non, no, Mazzini scappò con un passaporto statunitense. Perché cioè, il problema fondamentale, anche Garibaldi, cioè nel senso, il problema è quello. Cioè non è, ripeto, è molto più, diventa complicata e bisogna parlare di politica allora, e io parlo invece dell'intenzione da cui nasce il risorgimento, che è una cosa un po' diversa, perché di politica siamo abituati a parlare, delle intenzioni che muovono il mondo un po' meno. Su questa affermazione chiudiamo la discussione questa sera, perché altrimenti diventa eccessivamente stimolante, perché io mi piacerebbe dire qualcosa sul 49, su quello che viene dopo, ma qui mi fermo e mi taccio, perché non è oggetto della discussione, e la discussione è scivolata troppo sulle vicende storiche. Come dire, mettendo in secondo piano la forma narrativa, che è quella letteraria del romanzo, che ha una, come dire, ha un altro scopo, cioè che non è quello del fare ricerca, del fare ricerca storica, e qui mi fermo. Grazie a tutti. No, io vi ringrazio, però vorrei solo un istante. Io ti ringrazio non solo di essere qui, ma perché stasera ho imparato diverse cose nuove. E questo è una risorsa che, della quale ti ringrazio. Una cosa che mi ha colpito è la tua conoscenza di quello che è Garibaldi, giovane, meno giovane, eccetera. C'è forse un aspetto che ti invito a approfondire. Dalla scrittura si può capire molto di una persona. Allora, noi questa sera abbiamo il piacere di avere un'amica che è una psicologa della scrittura e ha appena pubblicato un libro esaminando Garibaldi. Io ti invito a parlare un attimo con lei e poi ad acquistare il suo libro. E così ne ho venduti due.
doveva farmela scoprire prima che era troppo facile. No, prima che finissi il libro mi sarebbe stata utile. Appunto, era troppo facile. Così adesso ne devi scrivere un altro. Bene, aggiungendo qualcos'altro. I 20 anni ce l'hanno fatta. Ma per... Grazie. Grazie a tutti. Grazie.